Anche molti altogardesani hanno assistito l'altra sera, in un teatro Zandonai pieno e commosso, allo spettacolo Volare senza ali con Simona Azzori, organizzato dall'Associazione Donatori di Organi Valla Garina in occasione del 40° anniversario della Fondazione. Una serata aperta dalla nefrologa Cristina Andreotti, che ha ricordato quanto sia importante informare sul tema dei trapianti, spesso la sola speranza possibile per la cura di alcune patologie. Negli ultimi 30 anni l'attività di trapianto è notevolmente aumentata, ma a fine 2014 i pazienti in lista d'attesa per un rene in Italia erano ancora 6.500. In seguito il pubblico ha ascoltato le toccanti testimonianze di due persone che hanno subito un trapianto e quella di una madre che ha deciso di donare gli organi del figlio deceduto in un incidente stradale. Poi sul palco ha iniziato a volteggiare Simona Azzori, la ballerina senza braccia, la farfalla senza ali, come l'ha definita Candido Cannavò in un libro dedicato agli atleti disabili. L'artista dal sorriso contagioso, prima donna a portare in chiesa la danza durante il giubileo, scrittrice e pittrice di successo, è stata un vulcano di positività e di energia. Non importa se hai le braccia o meno, ha ricordato la ballerina a fine spettacolo. La diversità è ovunque ed è l'unica cosa che ci accomuna. Un messaggio di amore e di serenità, di cui tutti, in un momento storico come questo più che mai, abbiamo bisogno.